10 tappe e più di 3.000 studenti coinvolti, volge al termine la quarta edizione della campagna di educazione alla sicurezza stradale Sii Saggio Guida Sicuro, promossa dall'Associazione Meridiani per sensibilizzare sul tema i ragazzi delle scuole campane. La manifestazione si conclude a Napoli con una 2 giorni di incontri che ha preso il via questa mattina al Castel dell'Ovo. Occasione per discutere e confrontarsi sull'importanza di una corretta informazione rivolta ai giovani sui rischi e i pericoli di comportamenti imprudenti alla guida. Noi partecipiamo a questa iniziativa sempre con molta convinzione, con molta soddisfazione, perché siamo convinti che sia questa la strada, cioè questa di contribuire in tutti i modi, collaborando con le diverse istituzioni, a diffondere una vera e propria cultura della prevenzione, della prudenza, richiamare l'attenzione a quelli che possono essere i risultati, le conseguenze drammatiche di quelle che a volte vengono considerate delle leggerezze, delle distrazioni alla guida. Per oltre 2 mesi alunni delle scuole medie e superiori hanno partecipato a lezioni speciali di sicurezza stradale. In cattedra si sono alternati sindaci, assessori, rappresentanti di forze dell'ordine ed esperti del settore. Già da questa mattina sul lungomare di Via Partenope è allestito il villaggio dedicato all'evento, che terminerà domani al Teatro Politeama con la premiazione degli studenti che hanno partecipato al concorso di idee. Abbiamo firmato a giugno questo protocollo importante, particolare con l'ANAS, per svolgere soprattutto un'attività forte di prevenzione sul territorio all'utilizzo accorto dei mezzi appunto che circolano nelle nostre città, soprattutto i motorini ma anche le macchine. La maggior parte delle iniziative sono state fatte nelle scuole, sono molto importanti perché ancora oggi ci sono troppe persone che vanno in giro ad esempio senza casco, rispondendo al telefonino dopo aver bevuto. E quello che certe volte è addirittura incredibile, che si vedono famiglie che vanno in motorino senza casco con i figli piccoli senza casco. Quindi messaggi forti che invitano all'educazione stradale e continuare su questa strada per evitare che possa crescere o possa essere stazionario il numero di incidenti, certe volte mortali, che ci sono nella nostra città.